Non so. Buongiorno a tutti, sono Bruno Socillo, direttore di Radio 1 e dei giornali Radio Rai. E ho il compito di introdurre questa nostra riunione, questo nostro incontro, che è dedicato a uno dei problemi forse centrali dei nostri tempi. La situazione in Africa, e l'Africa è il continente con più guerre al mondo. Guerre che alcune delle quali si proteggono da decenni e dove qualsiasi tentativo fino ad oggi operato di arrivare ad accordi di pace è naufragato. La situazione a cui facciamo riferimento in particolare oggi è quella del Sudan e connesso ovviamente il problema del Darfur. Ne parliamo perché c'è da parte del governo italiano, poi il sottosegretario Mantica ce lo spiegherà più diffusamente, un tentativo, anzi qualcosa di più, un discorso di pace avviato dopo 30 anni di guerra tra il nord cristiano e il sud musulmano, un intervento del governo italiano che, come dire, è riuscito a portare a un tavolo di trattativa rappresentanti che non si erano mai parlati o si erano più parlati da molti anni. Alcuni loro sono qui presenti, anzi, se permettete, vi presento i nostri ospiti. Il sottosegretario agli esteri Mantica, che ho già citato. Poi il signor Rahman Mohammed, che è presidente del Consiglio internazionale per l'amicizia dei popoli, che è un'organizzazione paragovernativa sudanese che sta operando, si sta occupando proprio di queste trattative di pace. Il signor Quaye, che è il portavoce ufficiale dell'SPLM, il movimento di guerriglia, che ha accettato di dar vita a questo dialogo di pace. Il dottor Alberti, che è il presidente dell'ABSI, sappiamo tutti. Il signor Surrur, che è il primo segretario della presidenza della Sierra Leone. Monsignor Odama, vescovo di Gulu, Uganda del Nord. E l'onorevole Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo, a cui spetterà poi il compito di coordinare questo dibattito. Dicevamo appunto l'Africa, un continente spesso dimenticato, dimenticato anche da noi rappresentanti dei media, che ci accorgiamo di ciò che accade, solo quando ci sono grandi disastri, ci sono stragi che colpiscono l'opinione pubblica mondiale, quando carestie uccidono milioni di persone. Tutti dovremmo cercare di ricordarcene più spesso, tutti i giorni, di quello che accade, perché nell'Africa è il nostro futuro. Io, se permettete di citare me stesso, ma lo faccio, come dire, con orgoglio, il giornale Radio Rai tenta di dare una mano in questo senso. Noi abbiamo sperimentato nel mese di luglio una sorta di GR Africa, cioè un appuntamento fisso nel giornale Radio delle 8, dedicato ai problemi delle guerre dimenticate, soprattutto del continente africano. La cosa ha avuto un tal successo di pubblico, con decine di migliaia di email, di telefonate, che abbiamo deciso di trasformare in un appuntamento fisso a partire dal 15 settembre, quando riprenderà la programmazione regolare. Radio 1 dedicherà alle 7:50, quindi per la radio un orario di prime time, un appuntamento di 5 minuti al giorno, che abbiamo chiamato ancora provvisoriamente per non dimenticare, dedicato proprio a tutti i conflitti e le tragedie dimenticate nel mondo, facendo parlare chi lì vive, quindi i rappresentanti dei governi, dei movimenti di guerriglia, del volontariato, i missionari, cioè tutti quelli che si occupano
si occupano della cosa operativamente e che possono dare notizie dal campo, perché spesso si corre il rischio in queste cose di essere un po' autocelebrativi, fare tanta retorica, parlare di grandi ideali. Invece noi vorremmo raccontarvi tutti i giorni quello che succede in queste zone dove si vivono tragedie epocali che spesso dimentichiamo. Il motivo per cui spesso ne dimentichiamo credo che sia anche per la cattiva coscienza dell'Occidente. Finché c'è stata una guerra fredda, chiunque fosse disposto a versare un po' di sangue otteneva soldi e aiuti, e questo ha, come dire, compresso lo sviluppo del dialogo democratico, soprattutto nel continente africano, ha compresso e ha svilito lo sviluppo di un'economia in loco, ha fatto sì che processi secolari di amicizia che avrebbero potuto trovare un terreno di incontro fossero invece alimentati dalla logica del confronto tra blocchi. Tutto questo, grazie a Dio, non c'è più. I danni però che questo ha provocato per 40-50 anni li stiamo ancora vivendo. È arrivato il momento di fare qualcosa. E questo qualcosa lo sta cominciando a fare il governo italiano, lo sta facendo il Parlamento europeo, lo dovremmo fare un po' tutti. Io cederei subito la parola all'onorevole Mauro, che coordina questo dibattito, che un po' ci dà il quadro della situazione e poi anche l'elenco degli interventi. Grazie. Grazie di cuore al direttore Soccillo, soprattutto per quanto i giornali radio della RAI stanno facendo per mettere a fuoco il problema Africa. Il problema Africa, che è sostanzialmente il problema futuro del mondo. E proprio per non essere, diciamo, inutilmente aleatori rispetto al tema che ci siamo proposti oggi in questa tavola rotonda ha in qualche modo la pretesa di essere qualcosa di più di un'occasione, di un'opportunità di dialogo, ma anche di amplificare in qualche modo quelle che sono le iniziative concrete, che sia da parte di alcuni governi, segnatamente quello italiano, come ci darà testimonianza il sottosegretario Mantica, sia da parte di organizzazioni non governative, si sta facendo in concreto per trovare soluzione ai mille problemi che l'Africa pone. Io darei per l'appunto subito la parola al sottosegretario Mantica, al quale la ridaremo in conclusione per non semplicemente una breve replica, ma soprattutto per dare unità alla prospettiva di dialogo che vogliamo aprire in questa mattinata e attraverso, diciamo, il caso di scuola della vicenda sudanese, dare la possibilità di far comprendere come i governi possano operare effettivamente per trovare uno sbocco positivo a una delle vicende più intricate della nostra vicenda di convivenza civile. La parola al sottosegretario Manti. Grazie. Io credo che occorra fare una premessa velocissima. L'interesse, l'attenzione, l'impegno del governo italiano nei confronti del continente africano nasce da una convinzione profonda che è politica, ma è anche culturale, e anche, come dire, nella tradizione. Noi riteniamo che l'Africa sia un problema che appartiene all'Europa e soprattutto a noi che siamo nel Mediterraneo. Far finta di non accorgersi dell'Africa, volgere lo sguardo dall'altra parte, non è solo un errore di solidarietà, di generosità, di amore verso il prossimo, ma è un grande errore politico che l'Europa e l'Italia potrebbero commettere. E quindi l'impegno deriva da questa profonda convinzione, non solo in Africa, ma a livello di Unione Europea. E devo ricordare che la Presidenza italiana dell'Unione Europea, nel secondo semestre dello scorso anno, ha caratterizzato la storia e i rapporti fra l'Africa e l'Europa, superando molti degli ostacoli che si frappongono al dialogo fra l'Europa e l'Africa. I processi di pace in Africa devono tener conto di una specificità tipicamente africana. Non sono conflitti fra stati, non sono conflitti sui confini, non sono conflitti che riguardano
la espansione di uno Stato verso l'altro. È vero che esistono 44 contenziosi sui confini fra gli Stati africani, ma è anche vero che un solo conflitto sui confini è conosciuto, ed è il conflitto fra l'Eritrea e l'Etiopia, che è stato fermato e che vede oggi 5.500 uomini dell'ONU mantenere questo confine, come si dice, freddo. Questo vuol dire che l'accordo siglato fra gli Stati africani ai tempi del 1956 all'interno dell'Organizzazione dell'Unione Africana ha tenuto. L'accordo era: non si toccano i confini che erano stati delineati e disegnati dalle potenze coloniali. Questo è un dogma, se volete, molto discutibile, su cui si potrebbe a lungo ragionare, ma che tiene all'interno delle realtà africane e che ha certamente impedito l'implosione o l'esplosione di molti stati africani. Ha voluto ricordare giustamente Socillo la vicenda della guerra fredda, per dire che spesso in Africa mi capita di sentire qualcuno che rimpiange il muro di Berlino, non per ciò che significava certamente, ma perché all'epoca del mondo diviso in due blocchi l'Africa era comunque in qualche modo all'attenzione del blocco occidentale o del blocco sovietico e ne ha ricavato apparentemente una serie di aiuti, in molti casi aiuti militari che oggi fanno parte del grande debito che i paesi africani hanno nei confronti del resto del mondo. Ma quell'epoca della guerra fredda si combina con la decolonizzazione e quindi è in quel periodo, in questi ultimi 40 anni, che si sono radicati molti dei problemi che oggi sono esplosi e che fanno da condimento alle guerre dimenticate dell'Africa. C'è una novità. Ed è questo spirito di ottimismo che io cerco di lanciare in mezzo a voi, alla quale il governo italiano si è legato fortemente, perché occorre considerare che l'Africa, superato lo shock della caduta del muro di Berlino, ha saputo ritrovare con grande fatica una sua unità e un suo progetto politico. 3 anni fa è nata l'Unione Africana, una istituzione molto simile all'Unione Europea, con lo stesso, direi, sistema, con la stessa organizzazione, nell'ambito della quale esiste un Consiglio di sicurezza molto simile all'ONU, e tutto questo significa da parte degli africani rivendicare a loro il progetto politico di pacificazione e di sviluppo dell'Africa, assumendosi una responsabilità sconosciuta fino a qualche tempo fa. Spetta agli africani creare le condizioni di pace, non c'è sviluppo se non c'è pace. Non possiamo chiedere aiuti allo sviluppo se non realizziamo le condizioni di pace. Per questo sono nate organizzazioni regionali, come nel caso specifico che ci interessa del Sudan, che è l'organizzazione dell'IGAD, che organizza tutti i paesi dell'Africa orientale, così come esiste l'ECOWAS, così come esiste la SADC, così come esiste l'Unione del Maghreb, organizzazioni che cercano di affrontare, di risolvere su dimensione più vasta i problemi all'interno di ogni singolo Stato e di ogni singolo Paese, per tentare di riequilibrare al loro interno un fatto politico e un fatto sociale. E in questa progettualità africana, che sono nate le forze di peacekeeping africane. Voi sapete che nel Darfur sono arrivate delle truppe ruandesi e stanno arrivando le truppe nigeriane. Cioè l'Unione Africana è impegnata nel processo di pace del Darfur direttamente con uomini che appartengono a stati africani. Queste sono novità alle quali occorre dare una risposta positiva, aiutando, finanziando quando è necessario, la pace costa, e soprattutto cercando di favorire, facendo pressioni come comunità internazionale, perché questi processi di pace avvengano per ricostruire un tessuto basato sul rispetto dei diritti umani, dei diritti civili, del ruolo della donna all'interno della società africana.
Questo processo non ha portato e non poteva portare ovviamente in breve tempo a soluzioni complessivamente accettabili o proponibili. Però voglio ricordare la Liberia, voglio ricordare la Sierra Leone, voglio ricordare il Congo, il Ruanda, l'Angola, paesi che sono usciti dai momenti più difficili delle loro guerre civili e che in molti casi non hanno ancora risolto i problemi che erano all'origine di quelle guerre, ma che almeno hanno trasformato in tavoli di colloquio e di dialogo quello che fino a poco tempo fa veniva demandato alle armi. E nell'Africa orientale, quella alla quale tra l'altro l'Italia è legata per motivi anche storici, voglio ricordare oggi, mi viene l'occasione, che il 22 di agosto, cioè pochi giorni fa, hanno giurato i 275 parlamentari del Parlamento somalo. Un'altra drammatica tragedia dell'Africa, un esempio negativo per l'Africa, uno Stato che non esiste, uno Stato che da 10 anni non svolge alcuna funzione. Lo sforzo anche qui compiuto da noi, insieme all'IGAD e alla comunità internazionale, ha dato questo risultato. Il Sudan. Il Sudan è in quest'area forse uno dei posti più complicati. Vorrei darvi qualche dato, perché temo spesso che del Sudan si conosca molto poco. Il Sudan è un paese enorme, 2.400.000 chilometri quadrati, 8 volte l'Italia. Quando parlate di Darfur, parlate di una regione che è il doppio dell'Italia, 600.000 chilometri quadrati, abitata da 6 milioni di abitanti. Quando parliamo di controllo del territorio, di controllo delle città, parliamo di una realtà difficile da comprendere per quanto ci riguarda, ma che è la realtà africana nella quale ci si muove, dove il confine fra gli stati è difficilmente definibile e dove la realtà di controllo del territorio o il bloccare la guerriglia diventa un'impresa molto difficile e che richiede soprattutto una grande organizzazione, un grande metodo di carattere di sicurezza che in Africa è difficile immaginare. Il Sudan conosce e ha conosciuto per 19 anni una guerriglia nel sud del Sudan guidata dal presidente Garang con le truppe dell'SPLM e dell'SPLA impegnate contro il governo sudanese. Erano in gioco molte questioni di carattere religioso. Il nord del Sudan è musulmano, il sud è animista e cristiano. Ragioni economiche. Nel sud del Sudan c'è il petrolio, ragioni sociali, la presenza di un Sudan al nord, tipicamente desertico, di un Sudan al sud che invece è paragonabile, dico io, al paradiso terrestre per le capacità e per le potenzialità che ha il suo territorio. C'è una battuta che gira nel sud del Sudan e si dice che se spiantate un osso nasce la carne. Questo per spiegarvi la realtà profondamente diversa di questo sud del sud. Quindi ricchezze, motivi religiosi, motivi politici. In una volontà peraltro da registrare da tutte e due le parti di arrivare a mantenere l'unità del Sudan. Abbiamo creato attraverso l'IGAD un primo mediatore che ha svolto la sua funzione in maniera brillante ed egregia, che è il governo del Kenya, con il generale Sumbeyo, e sono avviati questi colloqui che sono durati più di 2 anni. Si è arrivati alla firma di 6 protocolli, mancano i regolamenti di attuazione dei 6 protocolli. Mentre era in corso questa fase, è scoppiato il problema del Darfur, che è un problema antico. Non è certamente un problema di oggi. Ci sono cronache dell'epoca di Gordon Pasha che riproducono alcuni dei problemi che ancora oggi sono conosciuti nel Darfur. Il Darfur è abitato da una popolazione in gran parte nera,
e sono tutti musulmani. Il Darfur confina con il Chad, un'area nella quale ci sono state guerre civili, ci sono state guerre portate avanti dalla Libia, dove per anni sono corse molte armi e la guerriglia ha fatto da padrone. È scoppiato il problema del Darfur in che senso? È emerso questo problema del Darfur perché è iniziata una guerriglia interna. Da chi voluta? Questo è un problema a cui io mi auguro che in parte diano un contributo i rappresentanti del governo del Sudan e della SPLM. Certamente è voluta da chi vuole destabilizzare il Sudan e impedire che il processo di pace fra nord e sud vada avanti. E quindi, accanto a un problema di emergenza umanitaria drammatico, che va affrontato come tale, sul quale occorre impegnarsi in quanto è assolutamente necessario impedire che più di 1 milione di rifugiati all'interno del Darfur e più di 200.000 rifugiati nel Chad non abbiano la capacità di sopravvivere o la possibilità di sopravvivere perché manca tutto, esistono problemi di carattere politico e spetta ai governi, e spetta a noi risolvere le ragioni politiche che sono all'origine del Darfur se vogliamo che il contributo che dovremo dare nella lotta emergenziale contro la fame non si trasformi in una emergenza continua. In questo senso occorre una grande assunzione di responsabilità da parte della comunità internazionale nel denunciare l'emergenza umanitaria, ma dall'altro anche nello sforzo che in questo momento è in corso ad Abuja sotto la presidenza di Obasanjo, che è anche il presidente della Unione Africana, di dialogo e di colloquio con le due formazioni di ribelli che stanno nel Darfur. Occorre soprattutto rendersi conto che la realtà sudanese, per la sua posizione geopolitica, è una delle realtà più pericolose, più critiche di tutta la realtà africana. Il Sudan, ad esempio, si sviluppa lungo il Nilo e l'utilizzo dell'acqua è un grande problema dell'Africa. Lo sfruttamento del Nilo è un grande problema per i 9 paesi che si affacciano su questo grande fiume. Vi è un problema di risorse energetiche a petrolio che certamente alletta e muove molti interessi, ma che deve trasformarsi in un'occasione di ricchezza e di sviluppo per il Sudan e non in una continua guerra civile per l'occupazione dei pozzi petroliferi o per la costruzione di oleodotti. Occorre ricordare, e vado a chiudere, che il sud del Sudan e il Sudan confinano con il nord dell'Uganda. Il nord dell'Uganda è una realtà a cui non il governo italiano, io credo l'Italia debba essere profondamente legata. Il nord dell'Uganda conosce una rete di missioni, di ospedali, di scuole gestite da italiani, soprattutto da missionari comboniani. Vede la presenza di molte ONG italiane, e ringrazio l'AFSI e il suo presidente Alberti, e vede quindi un doveroso impegno del governo italiano per garantire che in quell'area finisca una terribile e drammatica guerra civile, che per certi versi raggiunge livelli di violenza che sono per noi inimmaginabili. Sono bambini soldato rapiti ai loro villaggi, sono bambine di 12-13 anni portate lontano dalle proprie famiglie che diventano le schiave dei guerriglieri. Esiste una realtà di morte nei campi profughi che via via vengono costruiti in un equivoco molto discutibile tra il governo che dice costruiamo campi profughi per difenderli dalla guerriglia e la sensazione che invece questi campi profughi spesso siano costruiti per controllare meglio alcune realtà etniche del nord dell'Uganda. La realtà è drammatica e il governo italiano qui lancia un primo messaggio, vorrei anche qui che sia l'SPLM che il governo del Sudan dessero una risposta. È necessario un dialogo tra la RRA, Lord Resistance Army, che sono questi guerriglieri, e il governo dell'Uganda. Noi abbiamo la disponibilità del governo ugandese
ad affrontare il problema sul piano politico, ma per dialogare occorre essere in due. D'altra parte, l'LRA non si fa trovare, non risponde agli appelli, non è disposta evidentemente a sedersi a un tavolo di pace o di colloquio. Il governo italiano si pone come terzo, offre la sua mediazione, offre la disponibilità di ospitare gli incontri e i colloqui fra le due parti, chiede e vuole non solo chiedere, ma in qualche modo pretendere, per l'impegno che abbiamo profuso in quest'area, che questa volontà sia anche quella del governo sudanese e dell'SPLM. Occorre mettere in condizioni l'LRA di partecipare ai colloqui. Perché vedete, nei processi di pace ci sono molte discussioni, molti metodi, si possono assumere molti atteggiamenti. Una sola cosa ci deve guidare: non è con le armi che si crea la pace in Africa. Grazie. Grazie. Grazie, veramente grazie al sottosegretario Mantica. Io credo per l'appunto che il suo racconto possa dirci molto di quello che vuol dire operare con buon senso, ma anche con una grande tensione ideale per la risoluzione dei problemi in quest'area. La pace costa, diceva il sottosegretario Mantica, costa veramente. L'Unione Europea è il più grande donatore dell'area del Darfur, così come il più grande donatore di altre aree che vivono conflitti nella situazione africana. Ma non di rado questi aiuti diventano occasione di difficoltà di gestione del conflitto stesso, laddove ad esempio il 99% degli aiuti diventa appannaggio dell'1% della popolazione, laddove cioè la leva degli aiuti viene spesso strumentalizzata esattamente per portare acqua al mulino di questi conflitti. Ebbene, io credo l'operato del governo italiano abbia invece interpretato al meglio le possibilità e gli scopi dell'azione di tutta l'Unione Europea, ma da molti punti di vista innovato in questa azione e data la possibilità all'evolversi di queste situazioni in modo positivo, un modo che non ci deve sfuggire se oggi a questo tavolo seguono per l'appunto rappresentanti di parti fino a poco tempo fa in conflitto. Ed è con grande piacere in questo senso che do la parola a Lucare Quaie, portavoce ufficiale dell'SPLM. Come vuoi? His Excellency Senator Mantica, Under Secretary Minister of Finance, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy, Mantica, and a very good friend of the Sudan. Sicuramente lei è un amico carissimo del Sudan. His Excellency Mario Mauro, Eccellenza Mauro, Vicepresidente del Parlamento Europeo. Your Grace John Baptist Odama, Archbishop of Gulu Diocese of Uganda. Eccellenza Odama, Arcivescovo della Diocesi di Gulu in Uganda. My honorable brother Surur, representing the Onorevole fratello Surur, che rappresenta il governo della Sierra Leone. The President of ABSI. Presidente dell'ABSI. And Mr. Coordinator, sir. E gentili presidenti, my presentation is entitled, la mia presentazione the challenge of peace, si intitola La sfida della pace, the final phase of la fase peace finale della pace in Sudan. To rhyme with the, theme of this meeting. Tutto questo in linea con il tema di questo meeting. Ladies and gentlemen, signore e signori, sono veramente grato e onorato per aver ricevuto l'opportunità di contribuire a questo dibattito a nome del Movimento di Liberazione del Sudan, a nome della nostra delegazione al meeting e a nome del presidente del nostro movimento, John Grande Mabior.
Il Presidente voleva essere qui di persona al meeting, ma non gli è stato possibile per alcuni nuovi eventi imprevisti nell'ambito del processo di pace. Perciò è nel nostro Paese e sta occupandosi di alcuni di questi eventi e problemi. Tuttavia l'SPLM ritiene che questo 25esimo meeting per l'amicizia internazionale tra i popoli, che coincide anche con il cinquantenario di Comunione e Liberazione, sia di notevole importanza. Quindi io insieme alla mia delegazione siamo veramente grati per l'invito ad essere qui. Eccellenze, signore e signori, la strada verso la pace nel Sudan è lunga e difficoltosa. Come probabilmente sapete, sono già da 38 anni in corso delle guerre fratricide, 38 anni dei 48 della nostra indipendenza. Questa guerra iniziata nel sud del Sudan adesso si è già diffusa a tutto il resto del paese. Tuttavia, con il supporto del popolo sudanese, con il supporto del continente africano, della comunità internazionale, abbiamo ora compiuto notevoli progressi sotto la mediazione dell'Egitto. Come è stato anche detto, abbiamo sottoscritto 6 protocolli su quelli che sono le problematiche più importanti oggetto di maggiore contenzioso che hanno dato origine al conflitto. Questi protocolli comprendono il protocollo di Machakos, che appunto ha esaminato il problema del diritto all'autodeterminazione per i popoli del sud del Sudan e il rapporto tra lo Stato e la religione. Il secondo protocollo è sulla sicurezza ed è un protocollo che ha consentito la costituzione di 2 eserciti durante il periodo interim per dare fiducia al popolo del sud del Sudan e per dare in generale al paese una situazione di sicurezza. Il terzo invece è il protocollo che riguarda la condivisione della ricchezza durante il periodo interim. Secondo questo protocollo, le ricchezze del Sudan devono essere equamente divise tra il nord e il sud. In particolare, questo protocollo riguarda il contenzioso del petrolio ed è stato appunto risolto in maniera soddisfacente. Il quarto protocollo riguarda la condivisione del potere. Tra le altre cose, si è arrivati ad un accordo sulla creazione di un governo di unità nazionale al centro e appunto tutto questo prevede l'inclusione di ciascun cittadino sudanese, la promozione dell'unità nazionale, la devoluzione dei poteri agli stati e, cosa molto importante, il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Ha previsto la formazione di un governo nel sud del Sudan con determinati poteri. Il quinto protocollo riguarda invece
un problema di due aree che riguardano il centro del Sudan, il Kordofan meridionale o le montagne Nuba e gli stati del Blue Nile. E qui è stata elaborata una formula che permette di controllare il destino di questi stati. L'ultimo protocollo, il sesto, riguarda la risoluzione del conflitto in un'altra area che si chiama ABA. Questo è stato pure un elemento di contenzioso perché si trova nel nord, però praticamente questa zona è abitata dallo stesso gruppo etnico presente nel sud del Sudan. Adesso la situazione è stata risolta in maniera amichevole perché appunto questa popolazione ha il diritto all'autodeterminazione, così come nel sud. E potranno decidere se rimanere nel nord o ritornare al sud. Questi protocolli, come potete vedere, sono delle conquiste notevoli che hanno dato al processo di pace sudanese non soltanto l'attenzione che meritavano, ma anche una spinta significativa affinché le parti in gioco potessero pervenire a un accordo di pace definitivo. Abbiamo risolto più o meno l'80% dei problemi presenti nel nostro paese. Questi protocolli hanno infatti preso in esame le problematiche che erano proprio alla base delle cause del conflitto e hanno affrontato queste problematiche in modo che non era mai stato fatto dal momento dell'indipendenza. È stato corretto il problema della marginalizzazione, del governo non soddisfacente, dell'abuso dei diritti umani, che hanno causato grossi problemi. Adesso abbiamo due problemi di minore importanza, seppure anch'essi non vanno sottovalutati. Per esempio le negoziazioni per un cessato il fuoco permanente e poi dovremo anche trovare delle modalità di attuazione per l'accordo di pace. Questo prevederà delle garanzie regionali e anche internazionali, in modo che questo accordo non venga violato da nessuna parte. Signore e signori, devo a questo punto toccare un argomento molto importante che è già stata menzionata, è già stato menzionato dal senatore Mantica. Si tratta della tragedia che è attualmente in corso a Darfur, nell'ovest del paese. Il problema di Darfur non è un fenomeno nuovo. Come altre aree marginate del Sudan, per esempio le montagne Nuba, il sud del Sudan, anche Darfur è stata esposta a diverse forme di emarginazione e sfruttamento da parte del governo centrale. Per esempio c'è stata la competizione per aggiudicarsi il terreno fertile, l'acqua, e tutto questo ha, appunto, è stato visto nel paese, in questa parte del paese. C'è stato odio, ci sono stati problemi etnici.
la militarizzazione di certi gruppi a Darfur a spese di altri. E c'è stato l'emergere di movimenti islamici radicali che hanno addirittura dato l'impressione di dividere i musulmani stessi. Quindi che cosa facciamo? L'SPLM, la comunità internazionale, vogliono contribuire a risolvere i problemi di Darfur. Secondo noi dovremmo procedere in tre fasi. Prima di tutto dobbiamo rendere molto più veloce il processo di pace tra nord e sud, in modo che l'SPLM possa far parte del governo nazionale e utilizzare questa posizione per riuscire a influenzare le scelte del governo e il popolo di Darfur. Di conseguenza, noi vediamo una qualche forma di intervento militare che dovrebbe essere intrapreso dall'SPLM come parte del governo sudanese. Siamo pronti a contribuire con circa 400 truppe. E pensiamo che anche il governo possa contribuire con altre 400 truppe e l'Unione Africana potrebbe contribuire con 4.000. Io sono convinto che 15.000 truppe possano disarmare questi movimenti, questi miliziani che hanno causato tutti i problemi a Darfur, perché l'attuale governo da solo non ce la farà. Non è che il governo non abbia la volontà di farlo, però la situazione è tale che è difficile da controllare. Quindi occorre che ci sia un intervento esterno, che intervengano altri dall'esterno per assisterlo e aiutarlo. Una volta disarmati questi miliziani avremo creato una situazione di sicurezza stabile. Dopodiché si potrà passare a una seconda fase, che sarà quella di far in modo che ci sia un intervento umanitario. Le organizzazioni non governative internazionali, altre agenzie delle Nazioni Unite, dovranno avere la possibilità di entrare nel paese e aiutare la gente. Tutto questo per alleviare le loro sofferenze. Per esempio portare cibo, medicine e anche altri aiuti umanitari. L'ultima fase che dovrebbe essere intrapresa è quella di convincere il movimento dei ribelli a Darfur e anche il governo di intraprendere delle trattative politiche. E noi speriamo che il modello di negoziati tra l'SPLM e il governo e l'IGAD possa essere utilizzato come modello ideale per risolvere tutti i problemi di Darfur, attraverso la condivisione dei poteri, attraverso la condivisione delle ricchezze e attraverso la sicurezza. Presidente, signore e signori, riteniamo che la situazione a Darfur possa essere controllata
se c'è una buona volontà da parte di tutti. In ultimo, desidero sottolineare il fatto che debbano essere di nuovo potenziate le trattative e i colloqui iniziati tra l'SPLM e il governo. Quindi il governo italiano, nella sua veste appunto di partecipante al forum dell'IGAD, può veramente svolgere un ruolo importante a questo livello. Con l'intervento personale del senatore Mantica e del governo italiano in generale, questo sarà possibile. Poi facciamo anche appello ai gruppi della società civile, Comunione e Liberazione e altri qui rappresentati, affinché contribuiscano in questo senso. Ecco perché siamo presenti qui ed ecco perché la nostra presenza qui è necessaria e siamo veramente grati agli organizzatori del meeting per averci offerto questa opportunità. Posso garantirvi che l'SPLM è impegnato per la pace, non soltanto tra nord e sud, ma anche in altre parti del Sudan, soprattutto nella zona del Darfur e nella parte orientale del paese. Perché, come diceva anche il senatore Mantica, se questa guerra continua, se il Sudan è in una situazione di poca stabilità, gli effetti potranno essere avvertiti in tutta la regione. Adesso sono effetti che si avvertono già nel nord dell'Uganda. Il problema del Sudan ha portato a delle tensioni tra il Sudan stesso e l'Etiopia, tra il Sudan e l'Eritrea e anche nella zona dei Grandi Laghi. Quindi è veramente necessario che tutti voi ci aiutiate e ci aiutiate perché noi sudanesi vogliamo la pace, non soltanto per il popolo sudanese, ma per tutta la regione, per tutta l'Africa e per il mondo in generale. Grazie tantissime per l'attenzione. Grazie a Lucare Quaie. Tengo molto nel frattempo a salutare la presenza in sala del Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, l'Onorevole Gustavo Selva, che credo in questi 25 anni di meeting abbiamo visto presente come protagonista in tantissime edizioni. Forse il linguaggio di questi interventi, che sono interventi di un momento di dialogo, tende in qualche modo ad occultare anche la sostanza vera di quelle che chiamiamo tensioni dell'area dei Grandi Laghi. La sostanza vera è, ad esempio, il sacrificio in 37 anni di guerra civile di centinaia di migliaia di persone, per lo più cristiani, e quindi in qualche modo questo ci deve rimettere davanti quello che è il cuore vero della questione. Una questione che trova soluzione, certo, negli sforzi che anche oggi molti dei soggetti presenti a questo tavolo si sforzano di fare, ma che in qualche modo sono resi possibili solo da un legame vero tra gli sforzi della società civile e quello dei governi. Quale sia la consistenza di questo legame tra società civile e governi è arduo in questo momento comprenderlo nella società africana. Noi non trascuriamo però di comprendere
e di dare spazio ed eco alla consistenza di questo tentativo, che è il tentativo che oggi ci viene qui riportato dal Presidente del Consiglio internazionale per l'amicizia tra i popoli, appunto espressione di una di queste organizzazioni che favorisce il dialogo tra società civile sudanese, governo sudanese e volontà di trovare soluzione ai problemi che abbiamo descritti. La parola da me, Abdelrahman Mohamed. Mi preme ricordare ai nostri ospiti di intervenire con libertà e di parlare con una certa speditezza, perché la traduzione è contemporanea, è simultanea e non consecutiva. Nel nome di Dio, salam aleikum, che la pace sia con voi. Devo ringraziare gli organizzatori per avermi invitato. Invito che è stato esteso al nostro vicepresidente, il signor Taha non ha potuto essere qui con noi oggi e vi porge le sue scuse, e mi ha invitato a rappresentarlo e mi ha invitato a trasmettervi i suoi saluti, nonché le sue congratulazioni per questi 25 anni di meeting. Al contempo egli desidera augurarvi un dibattito fruttuoso e costruttivo. Io sono estremamente onorato che mi sia stata data questa opportunità di rivolgermi a voi, un'importante assemblea che vedo qui davanti a me oggi. E c'è l'ordine del giorno di questo dibattito, evidenzia la preoccupazione per la pace nel mondo e pace in Africa in modo particolare. Consentitemi di dire che è triste far riferimento a quelle che sono le condizioni attualmente prevalenti in Africa. L'Africa è un continente estremamente promettente per il futuro del mondo. Purtroppo soffre di guerre civili e la metà dei profughi di tutto il mondo provengono proprio dall'Africa. Un'elevata percentuale delle vittime degli sfollamenti e dell'HIV si trovano in Africa e gran parte della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. E questo nonostante l'immenso potenziale economico di questo continente. L'Africa ha bisogno di avere maggiore attenzione da parte del mondo e in modo particolare ha bisogno dell'attenzione dell'Unione Europea. È per me un piacere prestare ascolto all'onorevole Mauro, nonché al sottosegretario agli esteri, onorevole Mantica, sentir parlare di questa attenzione del governo italiano e dell'Unione Europea, sapere che conoscono qual è la dinamica del continente africano. È per me un onore sentir parlare di quella che è la vera preoccupazione per il continente africano, perché solo in questo modo si potrà contribuire alla pace in tutto il mondo. Io mi concentrerò sul Sudan, il mio paese. Sono lieto che quello che mi aspettavo di sentire dal mio collega, il signor Samson Kwadje, non è stato per me una sorpresa, perché noi siamo venuti qui per incontrarci per la prima volta e questo incontro at the
E questo incontro si svolge in un momento in cui è stata girata una nuova pagina. E io sono convinto che questo conflitto, che non è poi esclusivamente sudanese, possa essere risolto esclusivamente tramite il dialogo, un dialogo continuo. Sono estremamente onorato di avere la possibilità di incontrare per la prima volta John Baptist Odama, arcivescovo di Gulu. E sono lieto di poter avere la possibilità di parlare liberamente, nonostante il fatto che il Sudan abbia raggiunto la sua indipendenza nel 1956, l'Uganda nel 62. Ecco, nonostante questa vicinanza, non c'è nulla di costruttivo fra queste due nazioni vicine. Dalla Vittoria al Sudan all'Egitto. Non c'è nulla sotto il profilo degli scambi, soltanto scontri, confronti e politiche tattiche. Di fronte a una sorta di fantasma, quando si parla dell'LRA, l'Esercito di Liberazione del Signore. Ho ascoltato con piacere le parole del sottosegretario Mantica, che ha affermato che l'Italia si impegna a indire, a convocare una conferenza di pace alle quali dovrebbero partecipare tutte le parti coinvolte. Noi in Sudan siamo favorevoli a una simile conferenza di pace, perché per noi rappresenta una svolta reale. Noi vogliamo incontrare gli esponenti dell'LRA, perché non ne possiamo più di soffrire. E il ruolo dell'Italia sarà grandemente apprezzato, così come lo è stato all'interno del processo di pace in Sudan nel contesto dell'IGAD. In Sudan crediamo che perlomeno alla fine ce l'abbiamo fatta, perché l'esito della sesta tornata negoziale in Nigeria, Kenya, Francoforte, Stati Uniti, Addis Abeba, ecco, in tutte queste sei tornate negoziali ci siamo resi conto che l'unico modo, l'unica soluzione è quella di un accordo pacifico all'interno di un Sudan unito. Ecco perché si è trovata una formula d'intesa che è accettabile per tutte le parti. Non voglio ripetere quanto mio fratello Samson Kwadje vi ha già detto, e ve lo ha detto con grande obiettività, e appoggio quanto lui ha detto. Ci sono delle sfumature. In linea di principio appoggio veramente le parole di Nkwanje e non voglio ripetere quanto lui ha già affermato. In Darfur, anche da questo punto di vista concordo con lui. Ci sono delle piccole sfumature, delle piccole divergenze. Il Darfur è un caso politico. Il Darfur è il risultato della negligenza passata del governo.
Ecco perché la questione è stata emarginata. Così come è accaduto per molte altre regioni e stati nel nord, ma soprattutto nell'est e sud del Sudan. I protocolli di accordo che sono stati siglati contenevano molti elementi che potevano contribuire a risolvere i conflitti in diverse regioni del paese. Pertanto i protocolli che sono stati menzionati dal signor Quage, soprattutto il protocollo del Kurdufan meridionale, possono essere di grande aiuto nel contribuire a risolvere il conflitto anche nel Darfur. È un appello che rivolgo all'Italia e all'Unione Europea in modo particolare affinché ci aiutino a riprendere il processo di pace con il sud del Sudan. Questo contributo sarebbe di grandissima utilità e ci consentirebbe di risolvere il problema del Darfur. Brevemente, un governo con ampia base nazionale, anche questo contribuirebbe a risolvere la situazione. Purtroppo il Darfur è esploso quando tutti guardavano a quella che era la firma di un accordo di pace dopo un lungo conflitto noto come il conflitto fra nord e sud, un conflitto che è stato descritto come religioso, e dopo lunghi decenni di ricerca della pace è emerso essere non un conflitto religioso ma una questione eminentemente politica. È stato detto che i mezzi di comunicazione avevano descritto il caso del Darfur come un problema razziale. Non è corretto. Per quanto mi è dato sapere, le popolazioni sono vissute per centinaia di anni insieme, soprattutto popolazioni di fede musulmana, e non esiste giustificazione, per quanto si guardi al passato, non esiste giustificazione di tipo razziale a questo conflitto. Voi sapete che il Sudan è formato da immigranti che provengono da diverse regioni dell'Africa, del mondo arabo, ci sono i nubiani. E questa mia, il mio sangue non è sangue puramente nubiano o ancora sangue puramente nero o sangue arabo, è una miscela. Ecco perché il Sudan è orgoglioso che la sua nazionalità si componga di tutti questi elementi, nubiano, arabo e così via. Ecco perché per la popolazione del Sudan è facile viaggiare nei paesi arabi, africani o ancora europei. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno mostrato interesse e preoccupazione in tutto il mondo per il Sudan, e sono molti, e noi vi cercheremo perché questo mondo tra l'altro sta diventando sempre più piccolo. Non è corretto affermare che il caso del Darfur è una reale manipolazione operata dal governo. Non esiste alcuna giustificazione a supporto di questa affermazione. È corretto invece affermare che ci sono diverse fazioni politiche all'interno del paese che sono riuscite in qualche modo a sfruttare la situazione in quella parte del paese. È una crisi dai molti aspetti, pertanto. Abbiamo problemi di sicurezza, abbiamo problemi umanitari, abbiamo problemi politici. E vorrei concludere ricordando che è estremamente difficile per il governo stabilire delle priorità.
ma è evidente per i vari responsabili affermare che la legge e l'ordine sono di fondamentale importanza. Diversamente non sarà possibile estendere a queste regioni l'assistenza umanitaria. L'assistenza umanitaria è anch'essa essenziale. Non possiamo aspettare che ci sia una pace e ordine per portare aiuti umanitari nella regione. È il caso politico che è la ragione di tutto. Richiederà un po' di tempo prima di essere risolto. Ecco perché sono lieto di potervi dire che attualmente c'è una sessione, un dialogo in corso con i ribelli del Darfur che si tiene ad Abuja, in Nigeria. E quindi noi in Sudan ci impegniamo a trovare una soluzione di pace, perché siamo certi e siamo ben consapevoli che questi conflitti, che queste situazioni possono soltanto essere gestiti tramite la cooperazione, tramite la comprensione, e non potranno mai essere gestiti con pressioni e interventi militari. Per concludere, ringrazio tutti coloro che ci hanno consentito di essere qui con voi, perché siamo altrettanto certi di essere qui al servizio della verità, e siamo certi che Dio, che consente la pace, ci sta dando la sua benedizione. Sta dando la sua benedizione a coloro che si sforzano per la pace, ed è soltanto il demonio che interviene per sabotare la pace. Vogliamo assicurarvi, sia da parte di Samson Kwaje che dalla parte del governo, vogliamo rassicurarvi che c'è il nostro massimo impegno, perché c'è solo una soluzione per trovare un accordo di pace ai nostri problemi. La pace nel Darfur è importante per la pace in Sudan, e la pace in Sudan è importante per la pace in Africa. Ecco il perché del mio impegno, dell'impegno mio e della mia associazione, insieme anche all'arcivescovo John Baptist Odama. Ecco il perché del mio impegno a trovare una soluzione costruttiva anche al problema con l'Uganda, perché la pace non è separabile, la pace è necessaria. È necessaria a livello locale e a livello mondiale. Grazie. Grazie ad Abdel Rahman Mohamed. Io credo che noi dobbiamo ringraziare, sottolineare con forza questo ringraziamento, la disponibilità che gli ultimi due interventi ci hanno riproposto a trovare una soluzione al dramma del Sudan. Credo anche che non sarà sfuggito a molti degli addetti ai lavori, ma lo dico senza ironia, ma solo per sottolineare la complessità delle condizioni nelle quali ci si muove in questo teatro, il fatto che il signor Rahman Mohamed, che rappresenta un'organizzazione non governativa, è esordito portando i saluti del governo sudanese. Questo ci dice proprio la complessità di queste condizioni, e che in questa complessità bisogna avere uno scopo chiaro. Scopo che mostra di avere chiaro un'altra organizzazione non governativa, l'AVSI, al cui presidente lascio la parola. Ringrazio per la disponibilità e la possibilità di comunicare quello che stiamo facendo di concreto nei territori di cui si sta parlando. Sono qui sostanzialmente per testimoniare il grande lavoro che da anni i volontari dell'AVSI svolgono in aree difficili come il Nord Uganda e il Sud Sudan, e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti questi nostri amici che si sono dedicati con generosità a questo lavoro. Siamo presenti in Nord Uganda fin dal 1984, in continuità con una presenza di amici medici iniziata già nel 1969.
Quindi sono più di 30 anni che conosciamo quei territori e la presenza nel nord Uganda e nell'area dei Grandi Laghi ci ha fatto incontrare anche il dramma del Sudan e da 10 anni ci stiamo impegnando per sostenere le popolazioni sottoposte alla guerra e, con grande, e che vivono un grande disagio. Che cosa abbiamo fatto di concreto? Abbiamo operato in diversi settori, abbiamo operato nell'emergenza, circa 22 progetti di emergenza realizzati in quell'area a sostegno delle popolazioni del Sud Sudan, delle popolazioni del Sudan presenti nel nord Uganda e anche degli sfollati del nord Uganda che fuggono dalle regioni più pericolose dove c'è la guerriglia dell'LRA. Poi abbiamo operato nel settore sanitario, che è un settore decisivo in questi territori, più di 15-16 progetti nel settore sanitario a livello di prevenzione, di cure e di riabilitazione degli ospedali. Abbiamo operato nel settore agricolo e anche in un settore molto importante che è quello sociale, del recupero dei bambini di guerra, del recupero psicosociale dei bambini che hanno fatto la guerra, dei bambini soldato, perché per avere una speranza di pace occorre che i bambini che hanno fatto esperienze terribili siano riaccompagnati a vivere un'esperienza positiva nella realtà in cui si trovano. Per queste iniziative che facciamo, ulteriori approfondimenti possono essere chiesti nello stand dell'AVSI, qui al meeting, dove è anche presente un video sui bambini soldati di padre Passaglia, che da tanti anni in Uganda si interessa di questo problema. Ma cosa ci muove, cosa ci ha mosso in questi anni, in questa presenza? Certo, non un'analisi terzomondista e non la pretesa di soluzione degli immensi problemi dell'Africa che anche oggi stiamo vedendo. Che cosa ha reso possibile la continuità di questa presenza, la lunga continuità di questa presenza? Ci muove una passione per l'uomo, per il singolo uomo, nella concreta situazione in cui questo si trova a vivere. Passione che abbiamo imparato nella fedele appartenenza ad una precisa esperienza cristiana, che ci ha cambiato e ci ha fatto nascere nel cuore l'interesse per ogni singolo uomo che incontriamo nel nostro cammino. Non ci interessano le categorie sociologiche, ci interessano gli uomini, coi loro desideri e con le loro fatiche e i loro dolori. Se la decisione di continuare una presenza in Africa, in particolare nell'area dei Grandi Laghi, dipendesse solo dall'esito misurabile delle nostre azioni, probabilmente avremmo già deciso di abbandonare il campo, vista la sproporzione di quello che noi possiamo fare e la immensità dei problemi che ci troviamo di fronte. Ma il significato della nostra presenza, e questo mi interessa dirlo, è più importante ed è più grande dell'operatività che possiamo mettere in atto e dei risultati che ne conseguono. Siamo là soprattutto per annunciare che Dio ama quegli uomini e li ama attraverso di noi, attraverso il nostro impegno, attraverso il lavoro dei volontari in azione. Siamo là per testimoniare che ogni persona, anche la più disgraziata, ha una dignità insopprimibile e vale più di tutto l'universo. Siamo là per condividere il bisogno, ma anche per condividere il senso della vita con la gente e incoraggiare e promuovere condizioni di vita migliori. Siamo là per fare compagnia alla gente, per stare con loro e dare una risposta ai loro bisogni. In Uganda spesso i nostri volontari, che sono professionisti nel settore dell'educazione, della sanità, dell'ingegneria, non possono fare niente in Nord Uganda perché ci sono situazioni di insicurezza, per periodi anche prolungati, eppure restano. È una presenza inutile? No, perché il restare anche quando non si può concretamente lavorare è una testimonianza del perché siamo lì. Noi siamo lì per loro, la gente ha capito che siamo lì per loro e per continuare un'amicizia e una compagnia che è iniziata tanti anni fa. Non siamo lì soltanto per realizzare dei progetti e per raggiungere l'obiettivo del progetto così come è stato prefissato. In questi luoghi di dolore i nostri amici partecipano all'edificazione della pace. Ci sentiamo costruttori di pace in queste situazioni, ma non con esortazioni o con proclami ideologici, ma con questa presenza educativa e costruttiva che valorizza il tanto di positivo che incontriamo anche in quelle situazioni difficili, perché noi partiamo sempre da questo positivo che incontriamo, un positivo che mette al centro dell'interesse la persona col suo desiderio di felicità e di compimento. Aiutiamo i bambini a superare il trauma del rapimento e della guerra per evitare che crescano nell'odio e nel desiderio di vendetta. Sosteniamo le scuole perché l'educazione e l'istruzione sono la via per lo sviluppo.
assistiamo i malati e contribuiamo a far funzionare gli ospedali. Distribuiamo il cibo a chi non ha nulla da mangiare. Cerchiamo di promuovere il lavoro e la produzione di un reddito. Con lo sguardo senza pretesa sugli uomini e sulla realtà che l'esperienza cristiana ci dà e che noi chiamiamo gratuità, non abbiamo tregua, non ci stanchiamo, non ci fermiamo davanti alle difficoltà e desideriamo fare di tutto per dare una risposta adeguata ai bisogni che incontriamo. Con questo cuore stiamo accompagnando gli amici della Sierra Leone dopo la guerra che hanno subito nel cammino di sviluppo e di pacificazione. Con questo cuore li accompagniamo in questo cammino difficile e chiediamo a Dio che ci dia la forza di continuare e la gioia di vedere finalmente trionfare la pace tra questi popoli che amiamo e con i quali vogliamo continuare un cammino. Grazie. Grazie. Grazie ad Arturo Alberti e grazie anche per la capacità di sintesi, ma devo dire che nell'evocare la Sierra Leone ci ha portato agli occhi la straordinaria opera fatta in questi anni da padre Berton a quelle latitudini e anche il modo con cui AVSI in questo si è coinvolto, essendo capace cioè di rendere evidente lo scopo di un'azione nei paesi africani. Un'azione, vale a dire, che non tende a togliere la responsabilità, ma vuole invece far crescere la responsabilità che è capace di garantire il destino di una generazione. Do la parola al primo presidente, al primo segretario del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, il dottor Dafu. Presidente, eccellenze, cari ospiti, signore e signori, è veramente per me un enorme onore essere qui con voi oggi a nome del vicepresidente, l'onorevole Solomon Berowa, che non è riuscito a venire purtroppo per via di pressanti impegni nel nostro paese. Vista l'importanza però che lui ritiene avere il meeting, mi ha chiesto di rappresentarlo in questa sede e devo dire che sono veramente lieto di essere qui oggi in questa città di Rimini. Se sono qui oggi a parlare appunto del mio paese è proprio per gli sforzi compiuti da un prete italiano che praticamente era anche preside della scuola che frequentavo da piccolo. Sono grato veramente agli italiani e sono veramente contento di essere qui seduto tra tutti voi. Il mio paese, la Sierra Leone, ha sofferto delle crudeltà enormi in seguito ai conflitti bellici, forse le peggiori del mondo negli ultimi 10 anni. Abbiamo perso più di 55.000 persone, purtroppo sono stati più validi, non i peggiori del nostro paese, che sono state vittime di questo conflitto. Dopo che appunto è finita la guerra, ho avuto un mandato al Ministero della Sanità e ho dovuto togliere personalmente moltissimi cadaveri dalla capitale Freetown. Sono stati tolti anche 10.000 cadaveri in tutto dalla capitale, quindi immaginate quante sofferenze e quante vittime. Nel gennaio del 2002 la guerra è stata dichiarata finita, sono state fatte delle elezioni nel maggio del 2002 e il nostro presidente Djegenkaba ha vinto queste elezioni con una grossa maggioranza, oltre l'85% dei voti, quindi questo vi dimostra quanto appunto il popolo della Sierra Leone sia stato a favore delle sue iniziative di pace. Senza la
la sua buona volontà, senza i suoi sacrifici, anche appunto nei confronti dei belligeranti, non avremmo mai potuto godere di pace oggi e veramente la situazione avrebbe addirittura potuto peggiorare ancora ulteriormente. Il problema della pace in Africa è un problema che riguarda il fatto che normalmente i governi africani dimenticano il ruolo che devono svolgere, devono curarsi dei propri popoli, ma alle volte lo dimenticano e praticamente si occupano di se stessi lasciando che il popolo soffra. Se avete dei bambini, bisogna curarsi di questi bambini. Se i bambini vanno a letto affamati e voi invece guidate una limousine e mangiate benissimo, beh, sicuramente non saranno felici. E la stessa cosa vale per il popolo. Dobbiamo capire che in questo mondo ci sono più cattivi che buoni e in una situazione di governo non si deve pensare che appunto si abbiano potere e soldi e soltanto, bisogna utilizzarli anche bene. Il mio consiglio per il popolo sudanese è quello di avere il coraggio e anche la buona volontà di negoziare. Sulla base della nostra esperienza in Sierra Leone, devo dire che abbiamo cercato di lottare contro i ribelli dalla terra, dal mare, con tutte le armi possibili. Non ci siamo mai riusciti, è soltanto attraverso il negoziato e la comprensione che possiamo riuscire a risolvere questi problemi. Il problema che abbiamo ora è quello di esaminare le cause della guerra e questa è stata la nostra strategia. Cerchiamo di esaminare quali sono state le cause che hanno portato alla guerra per eliminarle in modo che non ci sarà più ancora guerra nel nostro paese. Questo è un enorme compito perché non abbiamo grosse risorse. Il nostro paese era povero anche prima della guerra. Adesso siamo veramente al livello più basso dell'indice dello sviluppo umano. Diciamo che di tutti i paesi che sono in questa scala siamo veramente in una bassissima posizione. Quindi immaginate quale compito ci sta davanti. Ci sono tantissimi problemi. Ogni giorno abbiamo delle priorità, non abbiamo energia, non abbiamo scuole, non abbiamo infrastrutture stradali, non abbiamo istituzioni sanitarie, tutto è stato distrutto dalla guerra. Immaginate quindi quanta assistenza ci necessita da parte delle persone di buona volontà. L'Unione Europea, inclusi gli italiani, ci hanno aiutato molto, la comunità internazionale ci ha aiutato molto a costruire ponti, per esempio. Le Nazioni Unite ci hanno aiutato, però abbiamo bisogno ancora di maggiore assistenza se vogliamo veramente instaurare la pace nel nostro paese e vorrei utilizzare questa sede, questo forum per trasmettere un importante messaggio, cioè la pace non consiste soltanto di assenza di guerra, non sta solo nell'assenza della guerra, la pace è una situazione in cui tutti devono avere pace nella propria mente, quando in cuore si ha la pace, quando si va a letto non affamati ma sazi, quando si ha abbastanza per poter mandare i propri figli a scuola e per ricevere un'adeguata assistenza sanitaria. Solo a quel punto si può dire di avere una pace. Abbiamo quindi un problema, quello di ricostruire le nostre infrastrutture. Le sfide per la pace in Africa adesso sono appunto diventate una priorità anche per il nostro paese, la Sierra Leone. Come dicevo, la pace non può essere imposta dall'esterno, non si possono utilizzare le armi per mettere a tacere altre armi, si può solo usare il negoziato. Non si può fermare la guerra mediante il terrore, indipendentemente dal fatto che il terrore sia oppressivo o meno. Oggi, mentre appunto aspettiamo il rapporto della Commissione della Verità e Riconciliazione che è stata istituita dal nostro governo per sanare le ferite di questa carneficina,
il nostro Paese ha costituito un tribunale speciale con l'aiuto della comunità internazionale che cercherà di osservare tutti i casi di impunità per favorire il processo di pace. Non deve essere più consentita la guerra. Signore e signori, io spero che mentre presento questa relazione stia emergendo un nuovo Sudan in un'era di rinnovamento dell'Africa nera. La filosofia e il sistema di buon governo nel nuovo Sudan dovranno essere coerenti con l'ambiente geopolitico. Le tendenze attuali verso il villaggio globale e la democraticizzazione permeranno il nuovo Sudan, così come vediamo in Sierra Leone. Il problema dei giovani è un grosso problema nel nostro paese, oltre il 55% è costituito da giovani nel nostro paese. Abbiamo appena fatto un processo di smobilitazione, di reintegrazione di 70.000 ex bambini soldato nella nostra società e dobbiamo offrire loro dei lavori. Quindi la formazione è molto importante per tutti noi e vorrei dire che il lavoro dell'AFSI è stato molto importante a questo riguardo, ci hanno aiutato a costruire delle scuole, ci hanno aiutato anche a colmare, a sanare le ferite della guerra. Dovrebbero essere risolti anche i problemi della gioventù attraverso un maggior numero di posti di lavoro. La Sierra Leone è una nuova area per gli investimenti, un'area vergine per gli investimenti. Ci sarebbero moltissime opportunità di collaborazione, quindi coloro che appunto hanno buona volontà potrebbero venire in Sierra Leone per aiutarci a creare nuovi posti di lavoro. Il governo ha appena approvato una legge per la promozione degli investimenti per fornire delle garanzie agli investitori che vogliono investire nel nostro paese. Ne posso distribuire delle copie agli interessati. Ho anche una copia della politica e della strategia politica per la gioventù avviata dal nostro governo, così che tutti possano sapere quello che cerchiamo di fare ai fini di una maggiore integrazione e occupazione giovanile. Noi sicuramente vogliamo evitare la povertà, infatti se non siamo diligenti in questo sforzo molto spesso vedremo gli effetti di tutto questo nelle generazioni future. Quindi il nostro governo e la comunità internazionale si sono impegnati per lo sviluppo di un documento strategico per la riduzione della povertà, perché se la gente povera non ha niente da fare praticamente commetterà dei delitti anche se piccoli, quindi dobbiamo cercare di combattere la povertà alle sue radici. Signore e signori, Presidente, stiamo entrando in un mondo dove veramente una grossa minaccia per l'Africa, il nostro paese, la Sierra Leone, è la corruzione. Questo è una specie di cancro che sta erodendo il tessuto morale di tutte le società africane. Oggi, dopo 40 anni circa di indipendenza, il nostro paese ha delle disparità evidenti e abbiamo visto che la diseguaglianza non genera né crescita economica né pace. Mentre ci sforziamo per arrivare ad un'eliminazione della corruzione, è stata approvata una legge anticorruzione affinché appunto si riesca meglio a risolvere questo problema. Il nostro Presidente ha lanciato anche un'altra iniziativa per cui entro il 2007 tutta la nostra popolazione dovrà avere abbastanza cibo per nutrirsi. Signore e signori, c'è molto da apprendere da tutte queste sfide, c'è molto da discutere. La cosa importante è che il mondo è a favore della giustizia sociale rispetto all'era monetarista. Dobbiamo tutti combattere assieme contro la corruzione, la povertà, la disoccupazione, l'analfabetismo, i diritti umani e per promuovere i diritti umani e la pace. Non è sufficiente dire che crediamo nella moralità e nella compassione. Dobbiamo creare le condizioni
condizioni dove la moralità e la compassione trionfino. E il momento attuale è proprio giusto dal punto di vista storico. Grazie Presidente, eccellenze e ospite, grazie a tutti per avermi ascoltato. Possa Dio guidare i nostri passi e la sua benedizione scendere su di noi. Grazie. Grazie all'amico Surur, ci scusiamo una volta di più perché evidentemente un evento di questa portata è costretto in tempi forse troppo brevi, come in tempi troppo brevi costringiamo certamente forse l'intervento più atteso di questa mattina, l'arcivescovo di Gulu, Monsignor Odama. Carissimi fratelli e sorelle, saluti a tutti. Voglio dire, sono contento per aversi questo momento per parlare un po' su Northern Uganda, ma il mio italiano non va bene. Per questo comincio in inglese. Dear brothers and sisters in God and humanity, cari fratelli e sorelle, in Dio e nell'umanità, beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. E dovrei aggiungere forse anche figlie di Dio. Occorre dimostrare che i problemi complessi dei nostri popoli possono essere risolti con il dialogo e la solidarietà, piuttosto che tramite il tentativo di distruggere il proprio nemico in una guerra. La mia prima citazione è dalle Sacre Scritture, la seconda invece sono le parole di Giovanni Paolo II. E vorrei aggiungere un'altra citazione dei vescovi dell'Uganda per collocare un po' il mio intervento all'interno di un determinato contesto. I vescovi, nell'aprile di quest'anno, hanno rilasciato una comunicazione e per quanto riguarda la situazione nel nord e nell'est dell'Uganda non si può sostenere che sia stato fatto abbastanza per ripristinare la pace. Non possiamo smettere di cercare strumenti pacifici per porre fine a questa guerra lunga e amara. Abbiamo visto che invece di parlare di pace, di prepararci alla pace, invece di promuovere negoziati e promuovere la fiducia reciproca fra il governo dell'Uganda e l'LRA, l'esercito di resistenza del Signore, il linguaggio che viene utilizzato è quello dell'azione militare da entrambe le parti. La speranza di pace tramite i negoziati è andata persa a causa di tante fazioni in guerra e tanti leader. Noi dobbiamo allontanarci da quella che è la sottocultura pericolosa della guerra, della violenza, della vendetta, dell'intolleranza e dall'utilizzo di strumenti extragiudiziari per ricercare invece una cultura di pace, una risoluzione pacifica dei conflitti, la tolleranza, il perdono genuino e la riconciliazione. Il Papa poi ha scritto anche che la sconfitta dei precedenti regimi non è un segno di vittoria per i regimi attualmente in carica. Queste citazioni sottolineano che la dignità umana e che i diritti umani trovano la propria base nella riconciliazione, nella cooperazione delle parti e nella sconfitta di quegli aspetti di governo che non comportano la vittoria. Per quanto riguarda la situazione nel nord dell'Uganda, ebbene questa rimane sempre la stessa.
La caduta del regime precedente non è comunque un segno di vittoria per il regime attuale. Mi è stato chiesto di parlare del ruolo della Chiesa nei vent'anni di guerra del nord dell'Uganda. Cosa ha fatto la Chiesa? Sostanzialmente, la convinzione rimane questa. Nessuno deve pensare che la guerra, le barriere, le divisioni siano mai riusciti a portare la pace in un qualsiasi conflitto. Passando alla situazione del nord dell'Uganda in modo particolare, devo dire di trovarmi qui davanti a un pubblico a me ben noto, tramite l'AFSI, tramite QAM, tramite MISNA, altre organizzazioni, anche tramite il governo italiano. Molte sono le notizie circa la situazione nel nord dell'Uganda, quindi non dovrò sforzarmi troppo per farvi un quadro di ciò che sta accadendo. Molto brevemente dirò soltanto una cosa. La situazione nel nord e nord-est dell'Uganda è una tragedia umanitaria che richiede la solidarietà e uno sforzo di solidarietà. Padre Tarcisio Pazzaglia è qui e può darvi altre informazioni se lo desiderate. Ha un video, forse di 10-15 minuti, che forse ci presenterà, non ora comunque. E poi c'è un altro documento che riguarda le ragazze di Aboke, i rapimenti delle ragazze di Aboke. E beh, questa storia è stata tradotta in italiano. Abbiamo la figlia di... abbiamo Argia qui, Argia, che ha una copia del libro tradotto in italiano, Le ragazze di Aboke. Sappiamo che ci sono rapimenti nel nord e nord-est dell'Uganda, operazioni di sfollamento, c'è il cosiddetto fenomeno dei pendolari di notte, questi bambini, c'è un degrado morale, un aumento della diffusione dell'HIV, la povertà, attacchi ai veicoli umanitari civili, attacchi contro i campi di sfollamento, la morte, l'uccisione di missionari. Vorrei esprimere tutto il mio dolore ai nostri missionari, padri comboniani, 15 dei quali sono stati uccisi a causa proprio degli scontri nel nord. Mi spiace veramente moltissimo per la loro morte. E poi c'è la povertà. È quasi inenarrabile la storia di povertà. Se nel resto del paese il 35% della popolazione è al di sotto della soglia di povertà, questa percentuale aumenta incredibilmente per la regione del nord dell'Uganda. Abbiamo quindi due diversi standard nel nostro paese. Da un certo punto di vista si può affermare che l'Uganda è come se fosse divisa in due parti. In una regione abbiamo una storia di progresso ed è questa la storia che spesso compare in Occidente, ma poi c'è anche l'Uganda. L'Uganda che soffre. E questa storia non è stata abbastanza sottolineata né abbastanza conosciuta. Come pastori di questo popolo, lasciatemi dire che la spesa militare in Uganda è il 23% del bilancio complessivo del paese. E anche questa è un'altra fonte di povertà per le nostre popolazioni nel nord. Ci dovrebbe essere stato un diverso utilizzo di questi fondi per rilanciare lo sviluppo del paese. La pace deve avere la possibilità di realizzarsi. Il conflitto si è trascinato per troppo tempo.
Per noi cristiani occorre proclamare che Dio e Cristo sono la nostra pace. La nostra soluzione di dialogo interreligioso credo possa essere applicata anche all'Uganda. Il profeta che vaticina pace, solo all'avverarsi delle sue parole si deve riconoscere per profeta mandato veramente dal Signore. Non potremo sostenere di essere venuti come mandati da Dio quando ci sono barriere che ci tengono separati. L'ecumenismo e il dialogo con le religioni non cristiane ci chiamavano a tener fede alle nostre parole e con noi stessi. Tener fede a noi stessi e la nostra fede, come dice Don Giussani. Entrambi questi elementi, la fede e la cristianità, intesi tramite l'esperienza, sembrano supportare ciò che è il problema più grave della religione oggi, l'ecumenismo. Il dialogo interreligioso e la fede intesa tramite l'esperienza porta frutti concreti di pace. Noi vogliamo ringraziare gli sforzi profusi da Sua Santità per alleviare le sofferenze del nord dell'Uganda e dell'Uganda in generale. Siamo grati al Santo Padre. Vorremmo ringraziare anche i due cardinali che hanno visitato l'Uganda, il cardinale Baragani, presidente del Consiglio Pontificio per l'assistenza pastorale agli infermi, nonché il cardinale Martino, che è presidente del Consiglio Pontificio per la giustizia e la pace. Ci sono state anche numerose visite di solidarietà del nunzio papale in Uganda, che è qui con noi. Ringrazio il nunzio Christophe Pierre, che ci ha accompagnato qui al meeting. Lo ringrazio per essere rimasto al nostro fianco con le nostre sofferenze. Abbiamo bisogno della pace. Il premio per la pace Niwano è stato dato al nostro gruppo di dialogo interreligioso per riconoscere l'importanza degli sforzi profusi per unire le popolazioni anziché dividerle. Vorrei a questo punto elencarvi 5 raccomandazioni. La prima, abbiamo bisogno di preghiere. La Chiesa che soffre nel nord dell'Uganda, ma anche in Africa e in tutti gli altri paesi dove c'è un conflitto, richiedono preghiere. Seconda raccomandazione, la storia dell'Uganda è piena di esempi in cui parte della popolazione si sente emarginata e non è in grado di beneficiare del supporto del governo sotto il profilo della sicurezza e del diritto di sopravvivenza. La Chiesa crede che si debba porre fine a questa situazione in un tentativo di costruire un paese unificato a partire da diverse popolazioni, diverse filosofie, diversi credi religiosi. La Chiesa ha continuato e continuerà a parlare del peggioramento della situazione del conflitto armato nel nord dell'Uganda. Il coinvolgimento visibile della comunità internazionale nel nord dell'Uganda deve andare al di là di quella che è la semplice assistenza umanitaria. La mia terza raccomandazione, la comunità internazionale deve occuparsi e prestare ascolto a chi è stato coinvolto all'interno di questo conflitto fin dal 1986. C'è un prevalente desiderio di pace tramite il dialogo. Adesso abbiamo anche un provvedimento di amnistia che è stato approvato. Se riuscissimo a porre fine alla guerra in questo modo, sarebbe un risultato incredibile. Quarta raccomandazione. Questo 25esimo meeting di comunione e liberazione si impegna a sostenere il nostro gruppo per la difesa dei bambini che sono stati rapiti dai ribelli e sono stati costretti con la forza anche ad entrare nelle fila dell'esercito del governo dell'Uganda per combattere.
è una situazione del tutto ingiusta. E ultima raccomandazione, i governi di donatori forniscono un supporto finanziario al processo di riconciliazione post-conflitto, per la ricostruzione, il ritorno dei profughi, per la riconciliazione, per lo sviluppo. Gli Acholi, da tempo immemorabile, hanno sempre risolto i loro conflitti tramite un sistema interclan, ricorrendo ai sistemi tradizionali di giustizia. La loro terapia di riconciliazione, Mato Phut, è efficace ancora oggi. E consentitemi di dire che anche queste tradizioni di risoluzione dei conflitti potrebbero svolgere un ruolo importante per pacificare il conflitto del Nord. Infine, questo è quanto ho sempre sostenuto. Ci sono 5 dita nella mano di un braccio e Dio è stato molto bravo. Di queste 5 dita, io ho scoperto che sono i 5 continenti del mondo. L'America, l'Europa, l'Asia, l'Africa e l'Oceania. Perché 2 coppie di 5 dita ciascuna? Beh, da una parte abbiamo l'uomo, 5 continenti, e dall'altra abbiamo la donna dei 5 continenti. Là dove c'è una ferita, una delle dita, le dita si uniscono. Io vorrei che il mondo si muovesse proprio in questa stessa direzione. Là dove c'è una regione nel mondo colpita, tutti gli occhi, tutti gli sguardi, gli sforzi devono essere risolti, devono essere rivolti verso quella regione, in modo che con pace e solidarietà si possa trovare una soluzione. Grazie. Grazie per avermi ascoltato e grazie al nostro chairman per avermi prestato ascolto. Grazie e che Dio vi benedica. Grazie a Monsignor Odama per la profondità del giudizio, ma anche per la lezione di realismo. Nel passare nuovamente la parola per una breve conclusione al sottosegretario Mantica, tengo oltre che a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e segnatamente ancora il direttore Socillo, che garantisce il pluralismo del servizio pubblico, non solo garantendo la pluralità delle opinioni sui più vari temi, ma anche appunto che si accendano le luci, che si accendano i riflettori su quelle cose che nessuno vuol vedere, vuol far vedere e vuol far conoscere, segnatamente la vicenda africana. Nella cultura e nell'esperienza del meeting la pace non è mai resa. La pace non è resa, non è abbiura di identità e di punti di vista. La pace è frutto di tranquillità nella libertà e questo in situazioni di conflitto necessita di mediatori significativi e capaci. Il governo italiano si è assunto questo rischio, come abbiamo capito dallo svolgimento di molti interventi. È giusto quindi che concluda i lavori della giornata, che non sono i lavori di una semplice tavola rotonda, ma l'abbiamo detto fin dall'inizio, di qualcosa di più. Ridò la parola per una conclusione sicuramente significativa come la relazione che l'ha preceduta al sottosegretario Alfredo Mantica e do l'arrivederci a tutti voi. Proprio morto? Ah no. Dicevo, vi ruberò solo un minuto, perché vorrei prendere ad esempio le cose che sono state dette dal rappresentante dell'SPLM e del governo del Sudan, per spiegare le ragioni dell'impegno e i motivi profondi dell'impegno nostro. Tutte e due hanno parlato di un problema relativo al Darfur e della necessità di un accordo fra Nord e Sud prima di risolvere il problema del Darfur. Noi condividiamo questa posizione e ci batteremo perché gli accordi fra Nord e Sud vengano completati. Ma c'è una piccola timidezza in tutte e due che va superata. Se andiamo a fare la pace fra Nord e Sud, noi andiamo a costruire un nuovo Sudan.
E allora non ci sono più i problemi di 4.000 uomini dell'SPLM o 4.000 uomini del governo sudanese, ci sono 8.000 soldati del Sudan. Non ci sono i problemi dei ribelli nella zona orientale del Sudan, nella zona di Kassala, ci sono i problemi dei cittadini sudanesi. Cioè dobbiamo costruire una pace per cambiare la realtà. Non è una somma di realtà esistenti, è un grande salto di qualità nel nome di quelli che sono i diritti umani, i diritti civili, la libertà e la possibilità di modernizzare questi paesi africani. Ecco, nel chiudere ricordando questo nuovo impegno che noi ci assumiamo, è proprio un invito a comprendere che quando si firmano i trattati di pace non si è arrivati alla pace, ma comincia il momento del grande cambiamento che la pace garantisce. Grazie.